di ostacolare il mio cammino, padre. Non bisogna combattere contro il proprio destino, ma la tua morte non sarà stata vana. Il tuo corpo sta per conoscere una nuova vita. Sarai più veloce, diverrai un essere completo, meravigliosamente completo. Prima iniezione. Addio, padre. Seconda iniezione. Benvenuto, uomo nuovo. Ciao ragazzi, bentornati qui sul mio canale. Siamo ancora alle prese con Alone in the Dark, nella parte dell'avventura che riguarda Alin. L'altra volta avevamo recuperato questo manufatto dal proiettore, che come vediamo quindi è una mappa 3D della libreria, della biblioteca, e quindi da quello che mi pare di capire in questo punto dovremo andare a inserire la data che c'è scritta al di sopra del cubo. Quindi adesso dobbiamo tornare al pian terreno. No, vado di qua. Prima di iniziare, ovviamente vi invito ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanellina delle notifiche per mantenere le notifiche attive, vaffanculo. Ciao ragazzi, bentornati qui sul mio canale. L'altra volta avevamo recuperato questo manufatto, questo cubo dal proiettore, che come vediamo quindi è una mappa 3D della libreria, e presumo che in quella zona lì dove vedete quell'asterisco dovremo andare a inserire quest'anno, insomma, quel numero lì, che poi mi pare che fosse scritto anche in un libro che abbiamo letto nello scorso episodio. E quindi dobbiamo tornare adesso nella biblioteca, al primo piano, andare di qua. Vi invito già da adesso ragazzi ad iscrivervi al canale e ovviamente ad attivare la campanellina, perché vedo che la gran parte di voi non è iscritta e a voi non costa nulla, ma a me aiuta tantissimo. Mazza, qui è sempre pieno di mostre. Ci abbiamo fatto avere il rotto dalla cuffia. E allora accendiamo qui. E iniziamo a dare un'occhiata in giro. Qui vedo delle belle granate. Sì. Qui c'è un libro. Ah, qui era il libro enorme. Lo sfoglierò, non starò a leggerlo tutto perché altrimenti verrebbe un video da 50 minuti e forse anche di più. Quindi qui viene indicata un po' tutta la storia, penso, della famiglia. Anche mi pare che più avanti ci sia anche l'albero genealogico. Nel gameplay che riguardava Carby non mi ricordo se l'ho letto tutto questo libro. Nel caso, insomma, stoppate il video, rallentatelo e leggetevi con calma tutte le informazioni, perché è veramente interessante. Che strano vedere l'indiano vestito elegantemente. Madonna. Eccolo qua, sì, infatti qui c'è tutto l'albero genealogico. Qui c'è qualcos'altro che luccica. Andiamo a vedere. No, da questa parte. Sì. Andrò avanti anche su questo perché altrimenti viene troppo lungo. Ovviamente, come vi ho già detto, potete stoppare e leggervelo in tranquillità. Allora, adesso dobbiamo andare al piano superiore, perché se non vado errato ci sono altre munizioni da raccogliere. Perché diciamo che qui biblioteca significa boss fight, quindi da questo non si scappa. Andiamo fino in fondo. Qui dove... ecco sì, qui era... già aperto. Accendiamo la luce, non vediamo nulla e dovrebbe esserci qualcosa da recuperare qui, cioè in teoria, perché tanto lì, ah, eccolo qua, infatti Anche se sarebbero meglio delle granate. E poi possiamo andare sul tetto, perché dall'altra parte del ballatoio non credo ci sia nulla. Qui poi non ci dovrebbe... esatto, qui non, stavolta non ci sono quei cani sul tetto. L'avevo rinominato così uno degli episodi diciamo del walkthrough di Carby. Eccole qua le altre granate. Ottimo. Allora, visto che io... no, possiamo fare anche dopo, dai. Torniamo giù. No, non salire, devi scendere. Ok, quindi come vi ho già detto adesso dovete stare pronti perché ci sarà una boss fight, se non vado errato. Perché sia lei che lui mi ricordo che avessero un boss qui nella biblioteca. Allora, se andrete a guardare il cubo noterete che bisogna andare da questa parte, qui, sì, esatto, e mettere la data 1991. Corretto, molto bene. Qui c'è un po' di roba da recuperare. Tavola Abcanis, 2 kit per il pronto soccorso che non fanno mai male e l'amuleto di salvataggio. Quindi noi molto furbamente ci andiamo a curare un paio di volte, così stiamo belli tranquilli. Facciamo un bel salvataggio magari qui. Ok. E come arma prendiamo il lanciagranate, che è l'unica arma, insomma, che ci può dare una mano contro boss belli potenti, insomma. E tiriamo la leva. E qui il boss è tipo un Tyrant di Resident Evil, insomma. Quello di Wesker. Allora, qui dovete aspettare soltanto che esce. Questo è velocissimo. Appena esce gli spariamo. Non vi preoccupate perché tanto... No, ho sbagliato. Dovevo caricare dall'inventario. Allora, vabbè, ormai è caricato. Non gli sparate quando è ferito perché tanto non gli fate niente, andreste soltanto a sprecare munizioni. Quindi soltanto quando è così cala di nuovo. Ottimo. Se non ricordo male però non è morto completamente, prima o poi si rialzerà e ci verrà a cercare, quindi state sempre molto attenti. Hai preso metà medaglione, ok. C'è altro? No. Magari mi curo più avanti. Tanto adesso mi sa che mi fa tornare indietro. Sì, esatto. Quando compaiono queste cose mi riporta direttamente alla camera di Lucy. Ancora una volta ho bisogno di lei. Sapevo che saresti ritornata. Sei riuscita a parlare con Obed? Non ancora, ma adesso so con certezza che è ancora vivo. Devo dirle... I suoi figli sono dei mostri. Oh no, l'isola è il vero mostro. Devi sapere, ragazza, che questa è una notte speciale. Per quanto mi riguarda, io mi lascerò portare via. Mi lascerò morire. Ne ho avuto abbastanza. Ora voglio riposare. Salva la tua anima. Prima cercherò di salvare il mio corpo, ma non riesco a trovare il modo di uscire di qui. Ho soltanto una metà del medaglione. Non so come tu l'abbia avuto e non voglio nemmeno saperlo. Eccoti l'altra metà. Ok, quindi ci darà metà medaglione. Posso chiederle un'ultima cosa? Dimmi pure. Suo figlio, Obed, non le ha mai parlato di... voglio dire, non le ha mai detto di avere avuto una figlia? Obed una figlia? Ma con chi? Obed non si è mai interessato a nient'altro che ai suoi maledetti indiani. Obed ha bruciato la sua vita nelle fiamme di una passione funesta. E come avrebbe potuto fare altrimenti? Ma perché mi hai fatto questa domanda? Non c'è nessuna ragione. Non si preoccupi. Lo porterò da lei. Stia tranquilla. No, tu non lo farai. Io sto per morire e tu devi vivere. Questi sono i nostri destini, opposti, anche se intrecciati. Vai in pace. Quanto a me, sto per entrare nel regno dell'oscurità, dove Howard mi raggiungerà non appena l'avrai liberato. Grazie, fanciulla. Va bene ragazzi, io per adesso interrompo qui, vi ringrazio per avermi seguito, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina delle notifiche e lasciate un like. Ci vediamo nel prossimo video.